Si è tenuta oggi, nella Sala delle Colonne della città di Torino, la conferenza stampa della Notte Europea dei Ricercatori 2019. Un'occasione unica per il mondo della ricerca, ma anche per tutti i cittadini. L'evento è promosso da anni dalla Commissione Europea e l'Italia, che vi aderisce dal 2005, si è dimostrata tra i paesi più affezionati all'iniziativa. Quest'anno sono stati gli stessi ricercatori ad organizzare l'evento torinese, rispondendo con entusiasmo all'invito lanciato da Silvia De Francia e Chiara Oppedisano. La notte avviene in contemporanea in oltre 200 appuntamenti in Italia e in Europa. I ricercatori escono dalle università, scendono in piazza e si mettono in gioco. In un ambiente informale che permette al grande pubblico di scoprire come il mondo della ricerca lavora, ma anche quali sono i sogni e le passioni delle diverse realtà. L'edizione 2019 si presenta con oltre 50 postazioni e centinaia di attività. Non intervengono solo gli scienziati in senso stretto, ma partecipano anche ricercatori in ambito umanistico e museale. L'atmosfera non sarà quella accademica delle sale universitarie, ma anzi si respirerà un'aria di festa. Non solo conferenze, quindi, ma anche giochi, dimostrazioni ed esperimenti. Info e dettagli su torinoscienza.it. La notte dei ricercatori torna anche quest'anno, il 27 settembre, e credo che sia una festa per tutti, non soltanto per i ricercatori che si mettono in gioco, si raccontano e quindi aprono i loro laboratori e parlano con il pubblico, ma è un'occasione di festa per tutti noi, perché ormai sappiamo che questo è un appuntamento che torna ogni anno a Torino, in Italia e in Europa, e mai come oggi c'è bisogno di scienza. Non dimentichiamoci che in queste ore c'è il summit a New York dedicato al clima, e mai come oggi abbiamo bisogno degli scienziati che ci aiutino, ci consiglino e in questo caso ci diano anche dei suggerimenti per salvare il pianeta.